lavora l'acido, quindi anche l'anidride carbonica, corrode le rocce, e ogni roccia ha un suo colore particolare, fino a 30-40 colori. Prendiamo i colori e lavoriamo le sabbie e le applichiamo su queste maschere. E formiamo le maschere per raffigurare la civiltà passata, che la maschera raffigura l'uomo visto in quel tempo là, 2000 anni fa, in quel modo là, vedi, quella era stata trovata in scavi archeologici nel 1960, fatto degli scavi, ed è nel museo di Avellino, qua vicino a Cimale di Roma, il museo che riguarda tutta quest'area del Lago d'Anzano. Sì. Poi gli oschi logicamente sono stati decimati dai romani, perché sono arrivati i romani e il territorio è stato gestito dai romani, anche i romani hanno avuto la loro storia in queste zone. Qui la torre Castelloso si risale al 1100, un'altra storia ancora, dove gli sveri sono passati qui, secondo gli sveri si parla alla loro stirpe. E niente, ogni stato che c'è stato, oppure i mifitote li chiamiamo, quindi simili ai totem, raffigurano dei passaggi dell'uomo, della civiltà nostra, più o meno come la rappresentiamo noi. Per esempio, vediamo la civiltà, adesso in questo momento c'è molto spreco d'acqua. Quello è l'uomo che spreca l'acqua, si sta a terra a non sprecare l'acqua. Quindi l'acqua è preziosa. C'è il cuore, vedi, una goccia d'acqua, il cuore è vita, l'acqua è vita. Gesù dopo la crocifissione c'è stato un momento tellurico, raffigurato in quel modo la vita, un po' di nero. Le sabbie che formano quadri, radiazione atomica, magnetica.